Molto bene, siamo ritornati dopo un episodio non particolarmente interessante, però Ah, cazzo, bisogna fare il giro con registriamo. la barca. Anche se. Ora non sale più. Ah, ok, va bene. Ah, ma allora possiamo farlo anche nel presente a sto punto. Penso di sì. C'era il ninja, c'era lo squirrel ninja, porca troia. Sì, il maledetto. E o che proviamo a dare una botta ad Hulking e proviamo a ucciderlo, o quantomeno a sconfiggerlo, perché diversamente non ho idea Qua di. sua demonia dice. Eh sì, nel passato. Non posso Diventare diventare tuo tuo amico. alleato. Ho i E miei mi ordini. ordini. Adesso forse. E quindi lei ci ha dato tra virgolette, L'input. l'input di andare nel futuro. Beh, però adesso che abbiamo ritrovato Ciaccia nel futuro, possiamo ritornare a Daemonia. Sì. Ah no, demoni non ci interessa più. Però possiamo girare dove cazzo ci pare, perché abbiamo Perché possiamo Ciaccia. distruggere tutte le volte l'incontro di Esatto. Marianne. Vogliamo provare a vedere se è andato a demoni nel futuro? Non si può entrare, quindi questa nel futuro è inutile. Serve solo per il Magilit. Oh, cosa Cos'è c'è? quello? Ah, ok. Sono le rovine che adesso vediamo finalmente in 3D. Esatto, non si capisce bene di che cosa, ma. Probabilmente saranno le rovine magi. Questa è la foresta dei Sylph, che Esatto. tanto dovrebbe essere la medesima in qualsiasi tempo. Questo è Esatto. il grande disastro visto da sotto. E con la quale apparentemente non è possibile interagire. Attenzione, guardi qui, signor Lune. Adesso che qualcosa è stato. Oh, Viva finalmente! Dio! Perfetto, quindi andiamo dai vichinghi. Finalmente. O meglio, qui siamo dai vichinghi. Spero che ci sia un Magilit. Se no è indecente la cosa. La caverna congelata. Un posto nuovo, finalmente, signor Lune. Perfetto. Questo. Ah, qui lì devo usare la nostra amica. Bene, Ma non benissimo. direi che quando vuoi essere inutile sai come farlo. Perfetto. Ok. Basta che non sia una stella collezionabile. Mana. Mana, ok. E se guardi intorno, perché sicuramente bisogna attivare la rovina magi. E Sicuramente. che così torniamo all'epoca dei vichinghi. E da lì sarà possibile, immagino, interagire. Come sei finito qui? Io sono Olaf, l'ultimo vichingo. La mia gente Si è persa. è andata perduta quando l'oceano ha allagato il nostro villaggio. Cosa abbiamo fatto per far arrabbiare la La grande grande tartaruga? tartaruga? Son cazzo. Vediamo se. Ma seriamente? Vabbè, questo però sembra. È perché giustamente è qui da una vita, quindi c'ha il deck che non l'ha aggiornato. Ale. E via. Avrò Yeah. la mia vendetta. Tieni. Ti meriti una carta. Il grande troll Vicious. Dobbiamo andare per forza a sto punto nel passato. Halla halla halla! Allora. Perfetto, qui non c'è neanche lui, perché Non sostanzialmente ha motivo di non gliene essere. fregava assolutamente niente, però c'è il passaggio libero. Sì! Vediamo la nave per farci il giretto lì dentro. Allora, a Esatto. sinistra abbiamo Quello che il regno sembra. Esatto. vichingo. A destra non possiamo semplicemente, molto semplicemente andare. Perfetto. Quindi direi che al Scelta momento obbligata.
E poi scopriamo che c'è un Magilit anche nella terra dei vichinghi. Il villaggio vichingo. Ah, bello comunque. No, non vediamo molto spesso dei forestieri. Sei venuto al di sotto del con il tunnel sottomarino? Qual è il tunnel sottomarino? Non sembri vera molto trollesco. Qual è il tunnel sottomarino? Ci sarà evidentemente un tunnel sottomarino. Non puoi diventare un guerriero vichingo finché non hai completato il tuo allenamento. E noi vendiamo armi solo ai veri guerrieri. Perfetto. E io sto sovrintendo alla costruzione in corso del tunnel. E dobbiamo guardare. Noi dobbiamo verificare potenziali cave-ins, quindi crolli, credo. E costerebbe anni di lavoro. Noi vichinghi siamo nati per combattere e conquistare. I nostri figli. Vengono allevati fin dalla tenera età per diventare fin dalla culla per diventare dei grandi guerrieri. E solo quelli che diventano che provano il loro coraggio alla grande tartaruga acquisteranno infinite vite. Perfetto. Qualche eretico una volta ha provato a dire che la grande tartaruga non trasporta il mondo sulle sue spalle, sul suo guscio, che in verità vive in fondo al mare. In fondo al mare con i pesci. Li abbiamo uccisi tutti. I dei l'hanno permesso, quindi probabilmente abbiamo fatto la cosa giusta. I dei della pesca, ricordiamo. Esatto. All'alba dei tempi la nostra intera landa era desolata, ma un dio magi ha creato il ghiaccio sotto i nostri piedi su cui noi camminiamo, e lui creò la grande tartaruga per guidarci. Perfetto. Il nostro boss si sta preparando per il torneo annuale. Puoi fronteggiarlo in battaglia una volta che avrai vinto abbastanza match. Per segnarti vai al counter. Al bancone, tipo. Il mana. Cioè, mana mi fa capire come se non ci fossero domani. Direi di sì. L'annuale... Il torneo dei grandi guerrieri sta per partire. E solo quelli che hanno finito il loro addestramento sono... elegibili, si possono iscrivere. Quest'anno il vincitore prende un bellissimo artefatto antico. Ah! L'abbiamo scoperto scavando nel grande tunnel sotterraneo. Chissà quale sarà il monile. Fubalin, figlio di Sundin, figlio di Farin, figlio di Borin, che ha iniziato a scavare il grande tunnel. Dor, figlio di Khmer della dinastia di Kaikapa. Visionario com'era, sapeva che la grande tartaruga avrebbe visto il nostro grande valore se avessimo massacrato tutti quelli sul continente. Senza il grande tunnel non possiamo arrivarci. Le montagne gelate sono impenetrabili. Questo cos'è? Solid Snail, qui! Che piccolo mondo! Dopo il tuo spettacolare fuga dal Colosseo, sono stato licenziato. Devo ammettere che ho sofferto un po' per un po' di depressione, ma ti devo anche ringraziare. Grazie a te ho finalmente trovato una via di vita. Ho deciso di esplorare il mondo e tornare indietro a raccontare le storie dei miei viaggi nella libreria imperiale. Sarà il lavoro della mia vita. Largo Le Grand Travel. Sa che il fatto che lui dopo scriva nella biblioteca mi fa pensare che forse dovremmo interagire con lui nel passato? Ma noi siamo già nel passato, forse nel presente. Cioè, nell'attuale situazione, perché così cambi qualcosa negli suoi scritti nel presente e nel futuro. Quando il libro sarà già uscito. Dobbiamo andare a fare il training. Immagino dovremmo parlare con... uno di questi.
Mio figlio ha appena finito il suo addestramento. Solo il tempo di battere quei troll delle caverne. Ha già 6 anni. Oh Cristo, ha già 6 anni, roba del genere. Si deve allenare, fagli straordinari di allenamento per diventare un grande guerriero Ottenere e infinite divinite vite. vite. E noi Collaboriamo con la no, noi tartaruga? veneriamo la Ah, grande ok. tartaruga. È grande e trasporta l'intero mondo sulla sua schiena. Benissimo. Con la sua Grigio-blu, con il grigio-azzurro. suo guscio grigio-azzurro e i suoi occhi arancioni, E luminosi. ti può trovare dovunque tu sia. Perfetto. Dopo generazioni spese ad allenare il corpo e la mente, la nostra gente è Finalmente finalmente pronta. pronta. Siamo Stiamo già pronti. completando il primo stage del tunnel sotterraneo. Presto. Raggiungeremo il continente dove invaderemo, saccheggeremo e massacreremo tutti quanti per renderci felici. Perfetto. Vediamo un game. Oh. Questi sono battibili, signor Luna, non vedo perché non voglia. Intanto poi lo taglio, lascio solo il risultato, a meno che non ci sia qualcosa di spettacolare da vedere. E ce l'ha fatta il dottore. No! Ti Quindi meriti questa carta. Perfetto. il vichingo. Né più né meno. Allora, qui sicuramente lui si deciderà. Sei una merda, vattene ad allenare, spompato. Ciao. Ehi, vuoi Ti segnarti vuoi per iscrivere l'annuale per... torneo Sì, vichingo? mi No, dispiace. solo quelli che hanno finito l'addestramento si possono registrare qui. Allora, andiamoci ad Quindi allenare. l'unica persona con cui non abbiamo parlato è questo tizio Probabilmente. qui. E che ci dirà? Vuoi andare attraverso il tunnel? Sì. Devi andare dall'ingegnere capo. Dovrebbe essere a casa in questo momento. E allora dove cazzo ci alleniamo? Oh, senti. Vuoi andare attraverso il tunnel? Normalmente solo i I vichinghi vichinghi possono possono averne accesso. accesso, però. Ma se vuoi dimostrare il tuo valore alla grande tartaruga, chi sono io per fermarti? Hai il mio permesso, vai a sconfiggere i troll e forse potrai registrarti all'annuale torneo in tempo. Perfetto. Quindi finalmente si fa qualcosa? Mi sta dicendo questo, dottore? No, lei dice signor Lune. Più che altro che ci siamo già comprati l'Ocricon, la roba Ocricon e lui è proprio sparito. Com'è? Sono forti sti cazzi, eh? Ah, questo si distrugge? A quanto pare. Sono molto forti sti cazzi. Perfetto. Vado a distruggere un po' di cristalli. Bene. Ma che cazzo? Ah, questi li avevano già visti. Sì, però erano. Erano fastidiosi esattamente come lo sono adesso. Ero una merda prima, sono una merda anche adesso. Esatto. Hanno mantenuto comunque il loro status symbol. Sa se dentro. Ah, sì, bene. Dentro i cristalli c'è roba. Che cazzo. Ah, anche Se questi. lo ricorda, signor Lune, Quanto le è sono. mancato. Guardi. Non oso quantificare. Però adesso ho anche molta più vita, quindi. Io qui userei Ciaccia. Ciaccia, sì. O eventualmente anche Ciolla. Direi che Ciaccia ha fatto più che bene il suo lavoro. Questi schifi qua che. Bene. Attenzione, dottore, perché ha poca vita Adesso. rimanente, eh. E niente. No! Prendo in mano io la scena. Se poi dobbiamo giocarsela extra safe, con cosa? Con. Dopo vanno giù facile. Bravo Aspetta che si signor ghiacciano.
Lei prima è andata a sinistra, io vado a destra. Ecco, allora lei, signore, dica che vuole fare l'hipster del cazzo. Assolutamente sì. Con le sue... Chi è Exodiar segreto? Il Privito. Devo avere 7 sfere del drago o posso anche... Ah, lui sarà il guardiano di ghiaccio. Posso dirti... Che il ghiaccio attorno a noi presto si scomparirà. Poi... Sarò anche... Sarò di nuovo persa attorno al Tide, non so cosa sia. Finché non mi sveglierò di nuovo. Tu che cerchi il sacro potere del ghiaccio. Ma so che tu sei risvegliata. Mi hai mai portato quello che cerco? E quindi deve portare il mana. Lei dice? Tanto quello è. Bene. Ti insegnerò la via del ghiaccio. Yeah. Cioè, Ciolla, che era la più inutile, potrebbe diventare finalmente un... E la Madonna. Allora. Ah, possiamo fare la summon alla fine, quindi. Provi a fare la summon, signor. C'è la summon? Lei arriva a livello 3. Quando arriva a livello 3, secondo me, al posto che fare l'attacco, evoca Scadi. Vada. Beh, bello. Va bene. Probabilmente se c'erano dei nemici ne ammazzava una quintalata, una buona parte. Spero, perché altrimenti non avrebbe molto senso, signor Lune. Provi adesso a fare con Scadi. Il potere di Scadi. Ah, io glielo faccio, però mi sembra una stronzata. Arrivi più al centro dello schermo. Vada. No, signor Lune, si è fatto beccare. Lo so. Ma anche lei non è. Vada, dai, ora. Che cazzo è quel numero? Sono i danni che ha fatto. Quintalate di danni. Che so se funziona anche con i boss. Sì, solo che non farsi beccare da un boss è per abbastanza. Si fa tutto. Ah, ok, il tunnel vichingo. Ah, perché il tunnel vichingo arriva fino lì e poi da lì si arriverà alla seconda parte. Le caverne di Noria. Ho sentito parlare di questo posto. Se non sbaglio, queste sono le caverne di Noria. Le caverne di Noria. Sì, le caverne di Noria. Hai sentito ciò? Le caverne di Noria. Ma avete rotto il cazzo. Aspetta. Aspetta, cosa sono? Ripetimi cosa sono le caverne di Noria. Sono delle vecchie miniere. E nel tempo passato la gente funghetto di Fungolantia e stabilì una colonia, un campo nudista e un campo estivo nudista qui. E invero le temperature basse e l'elevata umidità sono condizioni ideali per le creature fungo. La proliferazione, esatto. Ma loro scavarono troppo avidamente, troppo in profondità, e risvegliarono qualcosa che non avrebbe mai dovuto essere disturbato. Questo qui, il grande viscido troll. Perfetto. E i suoi piccoli troll minions che infestarono le caverne. Non mi piace raccontare. Esatto, non dovrei dirvi cosa è successo alla popolazione, esatto. Shroom. Ma da quella volta, raramente... Qualcuno si è avventurato dentro le caverne. Oltre a una manica di esploratori veramente tosti, fulardi, incalliti. Mi piacerebbe... evitare questo pasto, questa strada. State in guardia, tutti quanti. Queste qui sono le caverne di Moira, dove... Noria. Sì, Noria, però è la parodia delle caverne di Moira, che sono quelle dove i nani scavarono talmente a fondo da risvegliare il Balrog, ovvero una specie di diavolo. Perfetto. Non lasciare che mi prendano, Link. Okay. Non lasciare che mi prendano, vero Link? Io non sono, io non ho paura.
caverne piene di troll. Colme di troll. È uno dei posti preferiti per andare a fare un giro. Perfetto. Ma io direi che questo lo vedremo solamente nel prossimo episodio. Intanto speriamo che il video vi sia piaciuto. Mi dia un commentario e scrivete se ancora non l'avete fatto. Fare tanto l'amore. Ricordavi che Demiurgo è la parola che salverà il mondo. E noi ci vediamo sempre soltanto su Obelisk, il mio canale sul tubo italiano. Il canale con le caverne di Noria. Ciao. Ciao. Tutti su Obelisk, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Lane comunque. Il dottore. Comunque sì. Cioè me l'ha detto mia mamma. Cioè è una fonte. Ah beh. È una fonte. Cioè...